Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui a Megozzo, bentornati sul mio canale, su questo nuovo video bomba, perché nominate un po' bomba su Fortnite con un nuovo glitch che penso sia, non ci sia da nessuna parte, quindi penso di essere il primo in Italia a portarlo, grazie a un mio amico, a Igo, saluta. Ciao a tutti. E alla sua community, che ovviamente trovate il link in descrizione, con cui abbiamo scoperto questo glitch, quindi se vi volete unire potete unirvi al canale Telegram, dove ci sono news, novità, insomma cose che trovano nel canale alla fine. Di tutto e di più, dalle news ai leaks, quindi news in anteprima. Contest e altre robe varie. Esatto, sempre riguardante Fortnite. Bene ragazzi, allora oggi vedremo un glitch molto bello e importante, che ne nasconde altri tre in realtà, su come arrivare nell'isola della Battle Royale, nella modalità creativa, su un nuovo bunker misterioso e su come entrarci. Dato che sappiamo tutti benissimo quello che sta a bosche, dal bosco, quello là, che ancora non si sa niente. Quindi io direi di partire, sei pronto? Sì. Ok, siamo pronti per partire. Ok ragazzi, intanto che c'è la schermata di caricamento, io vi invito a mettere un bellissimo mi piace, iscrivervi al canale e commentare se il glitch vi piacerà, perché è un glitch abbastanza bello che nessuno ha portato in Italia, su come entrare in un bunker segreto. Quindi mi raccomando, bel pollicione in su e iscrivetevi a bomba al canale. E ovviamente trovate anche il mio link di Instagram in descrizione se volete essere salutati in tutti i prossimi video. Mi raccomando, quindi passateci. Allora, direi che ci siamo. Andiamo nel portale, vediamo un po' dov'è, spawniamo. Ok ragazzi, una volta che siamo entrati nella modalità creativa, ecco, vieni qui che iniziamo a fare tutto. Vi spiego cosa dovete fare. Allora, come prima cosa dovete fare in modo di avere passatempi pomposi. In questo caso io ho la mappa in inglese, gioco in inglese, scusate, che si chiama, a me, Lazy Links. Per voi sarà passatempi pomposi esattamente di fronte. Infatti, come vedete, noi abbiamo passatempi pomposi esattamente di fronte. Cosa dovete fare? Allora, come prima cosa dovete piazzare delle tavole di legno finché non sarà più possibile piazzare. Quindi esattamente in questo modo come state vedendo. Quindi voi continuate a piazzare finché diventerà rosso il comando e non potete piazzare più niente. Bene, Igo, mi stai seguendo intanto? Sì. Ok. Quindi semplicemente fate questo piccolo passaggio che già qua vi permetterà, ecco, vedete? Qui vuol dire che ci siamo fermati, abbiamo raggiunto il limite. Dovete spaccarne una e mettere una tavola normale. E questo è il primo passaggio, perché questo primo passaggio, ragazzi, sarà molto importante per poter arrivare all'isola della Battle Royale, che tecnicamente nella modalità creativa non si può raggiungere. Allora, questo passaggio, ascoltatelo bene, perché non è facile, dovete, sicuramente offrete più di una volta. Dovete selezionare la torre orologio di Pinnacoli, quindi questa qua, e dovete far spawnare esattamente più torri che potete finché a un certo punto non si blocca. Allora ragazzi, noi abbiamo spostato il grande muro per sicurezza, perché per far uscire il glitch è meglio farlo da questo punto di vista. Vedete dove sta la scala? Da qui. Quindi, come detto, prendete la torre di Pinnacoli, la facciamo spawnare esattamente qui e ne facciamo spawnare più che ne possiamo, fin quando non raggiungeremo il limite, quindi non si potrà più tecnicamente volare verso l'alto stile Minecraft, ecco. Quindi siamo già... Quante abbiamo piazzate già? Hai controllato? Sono tre? Tre. Così facciamo anche una media di quelle che stiamo piazzando. Piazziamo anche la quarta. Opla, ecco, vai con la quarta. Questa dovrebbe essere... Questa è invisibile. Ecco, se vi dovesse succedere questa cosa, basta che fate su e giù e poi si dovrebbe risbuggare. Dici che dopo di questa non ne spawnano più? No, un'altra sì. Forse un'altra, ecco di nuovo che diventa invisibile. È tutto normale ragazzi, tranquilli, basta solo che ritornate su, poi vedete, diventa invisibile, ma... Lo metto appunto in un glitch, quindi non è che funziona tutta la perfezione. Però vedete, dopo un po' si sbugga. Non fa andare più in alto, eh? Ok, una volta importante. Dopo che avete raggiunto questa specie di punto, dovete col vostro compagno, se lo fate da soli, decidete voi. Lo dovranno fare, cioè lo dovranno fare tutti i compagni, no? Se siamo in squadra lo devi fare anche tu, giusto? Sì, oppure lo fa ognuno per se stesso, ma no, perché sennò più che altro poi vi lasciate, cioè lasciate il compagno qui. Allora, dovete fare questa cosa. Mirate più o meno all'orologio e vedete il quadrato che simboleggia l'area dove verrà costruito la nuova torre d'orologio. Ecco, voi dovete entrare in quest'area e lanciare il fortino che costruirà la torre d'orologio e entrare nello stesso momento, in questo modo. Vi accorgete se funziona, se potrete andare in alto all'infinito, proprio come sto facendo io. Vedete? Prima non potevamo andare, il glitch è riuscito alla perfezione, ergo stiamo volando finché
Ora non si fermerà, ci sarà un altro limite. Igor, tu ce la fai intanto a salire? Sì, un attimo, Ok, mi si è buggato. io intanto continuo ad andare verso l'alto. Dovrei continuare ad andare verso l'alto. E Vai, vai. tra un po' ci dovrebbe stoppare. Quindi aspettiamo di raggiungere il limite. Ma siamo proprio alti, oh. Ok, ecco ragazzi, da qua vi accorgete che avete raggiunto il limite, perché il vostro personaggio, vedete, pur premendo la barra spaziatrice o X, non va più avanti. Quindi da qua vi accorgete che avete superato il limite, cioè oltre non si può andare. Quindi aspettate il vostro compagno, se avete un compagno oppure state da soli. Quindi ragazzi, dopo che avrete aspettato il vostro amico, semplicemente lo state facendo da soli, vi accorgete che non potete né andare più in alto né andare verso la mappa della Battle Royale. Quindi a questo punto dovete fare ESC Option, perché ripariamo che questo glitch per il momento funziona su tutte le piattaforme. Quindi premete nel nostro caso Tab Option e fate Respawn semplicemente. Come si chiama in italiano rinascere? Rinascete? Sì, vabbè, insomma, rigenera, ecco. Rigenerazione. Rigeneratevi. Quindi vi dovete ammazzare in poche parole. Quindi che succede? Che a questo punto il glitch si sgliccerà ancora di più. Potrete andare, guardate un po'. Questa è già la prima parte nella mappa classica che, oddio, già conosciamo tutti. Quindi, vabbè, potete anche volare, potete farlo come volete, potete usare la fly mode, potete andare normalmente, insomma. Già questo, se riuscite ad arrivare qui, avete già fatto gran parte della prima parte. Ok ragazzi, come vedete siamo sulla mappa, quindi già un bel mi piace per questo, perché nella mappa non si può andare, quindi già per questo dovreste aver perso già un bel mi piace, quindi mi invito a farlo ovviamente. Cosa importante, adesso dovete arrivare a questa isola qua, perché il video entra adesso nella parte più bella, perché qui, in questo punto di mappa, c'è un nuovo bunker che forse non tutti sanno. Quindi vi consiglio che per arrivare velocemente dovreste mettere un aereo. Quindi andiamo a cercare un aereo. Vedi un aereo da qualche parte, fratello? Qua, Ok. segnati. Quindi trovate l'aereo, ragazzi, e vi dirigete esattamente in quel punto. E adesso vi faremo vedere cosa andremo a fare, perché non è finita qui, perché c'è un bunker e dobbiamo anche scoprire come si entra. Cioè non è mica finita tutta qua. Vai, maestro, guida! Bene ragazzi, arrivati alla nostra isola, ringrazio Aigo Airlines per avermi portato fino a qui. Allora, come ben sapete, questa mappa, questa parte di mappa già la conoscete, perché si può esplorare anche nella Battle Royale. Però nella Battle Royale voi non avete questo, perché questo a picconate voi non lo potete levare, vedete? La mia piccola Gulltrooper si è stata ammazzata. Quindi voi che fate? Prendete il telefono e boom, o lo spostate o semplicemente lo fate scomparire, cioè come volete voi, quindi lo spostate, cioè lo eliminate. Ecco, e abbiamo, guardate qui, c'è un altro bunker che ovviamente nemmeno questo si spaccherà. Infatti, forse non so se alcuni di voi ne erano a conoscenza di sta cosa, non ne ero a conoscenza manco io. Eppure così, ragazzi, spaccando, cioè levando l'iceberg che occupava il suolo, al suo posto ci troviamo questo fantastico. Ok, bene, adesso dobbiamo cercare di entrarci, quindi prendete di nuovo il telefono e cercate di mettervi in una posizione tale da poter rimuovere la parte inferiore. Quindi facendo così, vedete, riuscite già a togliere quella parte che più o meno andava a coprire il suolo, quindi non vi faceva vedere ciò che c'era all'interno. Fatto questo, ritorna ancora utile l'aereo, perché come vi avevo già detto, questa cosa si fa anche con l'aereo. Quindi, ecco, infatti Ego sta già facendo un'altra cosa, perché dovete rimuovere questi, insomma, levate tutti gli alberi che vedete qua, perché ora dovete fare una cosa un po' particolare. Se volete togliete proprio tutti gli alberi che stanno, se vi trovate più comodi, perché dovete prendere l'aereo e dovete proprio buttarvi dentro a pesce, in modo da buggare già più del dovuto il gioco. Quindi, Puntare proprio ok, dentro, quindi dentro. voi puntate dentro, ragazzi, andate col boost. Ecco, esattamente così. Infatti non è facile, come ho detto, Esatto. perché bisogna prendere anche bene la mira. E tada! Siamo nel bunker di cui vi avevo parlato, perché ovviamente bisogna prendere una buona spinta e ci potete entrare tutti qua. Sta divertendo. Sì, e ora per uscire. Allora, per uscire, ragazzi, io vi vorrei dire basta togliere la sernanda da qui, che purtroppo con l'iPhone non si può fare. Quindi
Io vi direi, fate una bella cosa, venite qui, magari da nemici, e fatevi un bel fight, tutti così, a spararvi, così, niente, ve lo posso assicurare. Sì, allora, se il video vi è piaciuto, ragazzi, fatemi sapere se ci riuscite anche voi. Soprattutto, se avete bisogno di aiuto nei commenti, provate ad aiutarvi, quindi mi raccomando, lasciate un bellissimo mi piace, iscrivetevi al canale, ditemi ovviamente se il glitch vi è piaciuto, se ne volete altri di questo tipo, e magari fatemi sapere, secondo voi, questi bunker cosa possono significare, dato che è il secondo. Questo video è tutto, grazie per essere stati anche questo oggi con me. Ehi, fratello, vuoi salutare? Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, qua Megozzo e bella per tutti, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!